A distinguerla a colpo d'occhio la nuova griglia anteriore di forma esagonale e molto grande che va a occupare anche gran parte del paraurti. Sono a bordo della nuova Mini Clubman 2019, fresca di restyling. Volete saperne pregi e difetti? Restate con me. Lunga 4,25 m, la Mini Clubman è la Mini di segmento C, quella fatta per chi cerca un po' più di praticità dal mondo Mini senza rinunciare al carisma tipico del marchio inglese e senza dover rivestire i panni più ingombranti di un SUV. Ogni riferimento alla Countryman è puramente intenzionale. Sul piatto la Clubman mette 5 posti comodi in lunghezza ma non abbondantissimi in larghezza e un bagagliaio che va da 360 a 1250 litri di capacità, con il portellone posteriore che si apre a libro, quindi con due ante. Molto bello a vedersi, molto caratteristico, non comodissimo per il fatto che è difficile da aprire se abbiamo un'altra macchina parcheggiata molto vicino al paraurti posteriore, e perché le due ante, la battuta delle due ante, io la vedo molto chiara nello specchietto retrovisore e mi taglia in due il campo visivo. Il tutto comunque è vestito davvero bene con il classico stile Mini. Belle le rotondità della carrozzeria, che ha anche una forma slanciata per il fatto che la macchina è piuttosto bassa, che le regalano davvero un gran dinamismo. A colpo d'occhio la diresti anche più lunga di quello che è in realtà. Sei le motorizzazioni in gamma, 3 cilindri, 1,5 litri di cilindrata per Mini Clubman One e Cooper, 4 cilindri, 2 litri di cilindrata per Cooper S, sia nella versione a trazione anteriore sia nella versione all-four a trazione integrale. Cilindrate e frazionamenti sono analoghe per le versioni benzina e diesel. Quello che cambia sono le potenze, da 102 a 192 cavalli per le Mini Clubman a benzina, da 116 a 190 cavalli per le versioni diesel. Queste si aggiunge la Mini Clubman John Cooper Works, la più potente Clubman di sempre, con 306 cavalli, 450 Nm, buoni per una velocità massima di 250 km all'ora e uno 0-100 bruciato in 4 secondi e 9. I prezzi della gamma benzina attaccano 23.950, 26.500 euro invece il prezzo base della gamma diesel. Si arriva poi fino a 44.000 euro per la John Cooper Works. E non è finita qui, perché come al solito Mini vuol dire personalizzazione. Nell'elenco degli accessori figurano per esempio i fari abbaglianti a LED con tecnologia Matrix, quindi con un sistema anti-abbagliamento che disegna una zona d'ombra proprio attorno alle macchine che andremo ad incrociare nelle ore notturne. Oppure i fanali posteriori che replicano nel loro disegno la Union Jack, cioè la bandiera inglese. Ma come va la nuova Mini Station Wagon? Per scoprirlo mi sono messo al volante di una nuova Mini Clubman Cooper T che si pone al centro della gamma diesel e con la One T, sempre diesel, si preannuncia come uno dei modelli più richiesti del prossimo anno, nonostante il mercato si stia leggermente spostando dal diesel verso i benzina. 150 cavalli, 350 Nm tra 1750 e 2500 giri. Il motore della Cooper D è veramente un gran bel compromesso, in grado di appagare tanto chi vuole una guida confortevole e rilassata quanto chi ha pruriti sportivi sotto al piede destro. 212 km all'ora è la velocità massima, 8,9 secondi il tempo necessario per accelerare da 0 a 100 km all'ora.
diventano 8,6 i secondi con il cambio automatico opzionale della versione in prova. Ma quello che più mi piace della nuova Mini Clubman è una messa a punto generale davvero raffinata che le permette di eccellere in tutte le condizioni. La mia Clubman è equipaggiata con sospensioni a controllo elettronico regolabili, opzionali, e con gomme Bridgestone Turanza su cerchi da 18 pollici. Con questo equipaggiamento dà subito l'idea di essere molto ben piantata a terra. Il famoso go-kart feeling tipico del marchio Mini si è evoluto fino a dare una sportività concreta e priva di quel nervosismo che si poteva avvertire sulle Mini di qualche anno fa. In pratica lo sterzo rimane molto diretto, molto preciso, molto sensibile, ma non nervoso. E la macchina si comporta davvero molto bene, tanto sul pavé, dove assorbe bene tutti i sobbalzi e l'asfalto rovinato, quanto sulle curve di una bella strada di montagna. Bene l'insonorizzazione del motore, un po' meno bene la rumorosità di rotolamento dei pneumatici che si sente in abitacolo, in tangenziale, in autostrada, non appena l'asfalto non sia liscio come un biliardo, ma non parlo di asfalto rovinato, basta che sia un po' ruvido. Tra i sistemi di sicurezza non mancano la frenata automatica di emergenza con riconoscimento del pedone, il riconoscimento dei segnali stradali che vedo ripetuti proprio qua in un display al centro del tachimetro e il cruise control adattivo. Consumi? Nel traffico di Milano ho registrato circa 9,5 litri per 100 km da computer di bordo, che sono scesi a circa 6 litri per 100 km nel misto. Va detto che per ottenere questi consumi non mi sono preoccupato tanto di adottare uno stile di guida molto risparmioso, ma ho quasi sempre utilizzato la modalità di guida green, che a differenza che su altre auto è una modalità veramente sfruttabile perché non rende la macchina completamente addormentata, ma le permette ancora una buonissima reattività e quindi una guida davvero piacevole. A bordo il colpo d'occhio è decisamente appagante, complice l'allestimento estetico John Cooper Works che porta in dote questi magnifici sedili sportivi, davvero comodi e molto contenitivi in curva. Delle plastiche di bordo qualcuna è un po' croccante, ma in generale sono ben nascoste. L'unica in piena vista è questa qui sul tetto, che raggruppa i comandi per la chiamata di emergenza e i nottolini cromati per l'azionamento delle luci di bordo. Sontuosa la plancia, bello il motivo delle curve che dominano il cruscotto e vengono ripresi poi sulle portiere, e sempre belli da vedere i nottolini cromati che fanno parte del design Mini. Bella la nitidezza e la reattività del display touch da 8,8 pollici dell'impianto di infotainment opzionale in luogo di quello con schermo da 6,5 pollici. Parliamo di prezzi? Per una Mini Cooper D Clubman ci vogliono da 29.000 a 34.200 euro. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale e cliccare magari sulla campanellina in alto a destra per ricevere notifica di ogni nostro nuovo video. Seguiteci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente sul sito motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!